Fratelli bianconeri e non, buonasera a tutti voi. Nel calcio arriva un personaggio non nuovissimo, non nuovissimo, lo conoscono tutti, prima calcisticamente, soprattutto noi juventini, ma poi adesso anche come allenatore. Saranno gli ottimi grandi risultati che sta ottenendo, ciò non toglie però è che veder giocare il Verona di Igor Tudor è un gran bel vedere. Tudor rilascia un'intervista che dà molto da pensare. Facciamo un passo indietro. Tudor è l'allenatore in seconda o in terza, o mettiamolo in quarta, mettiamolo in quinta, fate come volete, di Andrea Pirlo. Pirlo viene mandato via. Tudor forse in cuor suo pensava che la Juventus fosse stata disposta a dargli una chance. Questo non succede. Tudor se ne va a brutto muso e viene pescato dal Verona. Il Verona che è una squadra che lotta per la salvezza, ma di questo passo potrebbe anche decidere di fare un passo in avanti verso l'Europa. Ora, io non sono in questo video a commentare il fatto delle decisioni della Juventus, era giusto anche dare una possibilità a Tudor. Io personalmente ritengo di sì, ma il mio pensiero conta meno di zero. Ora, Tudor ha rilasciato un'intervista però che dà molto da pensare ed è un'intervista, a mio parere, anche intelligente, perché Tudor praticamente ha, tra virgolette, criticato il calcio attendistico, no? Quindi praticamente cosa vorrebbe dire? Che direttamente, ma è stato bravo a non puntare il dito, o indirettamente, è stato bravo a non puntare il dito lo stesso, ha parlato del calcio che sviluppa Massimiliano Allegri, cioè un calcio attendistico, un calcio fatto comunque di una fortissima fase difensiva e un centrocampo di qualità che la Juventus purtroppo non ha, ma tant'è, ma è un calcio attendistico, quindi un calcio non propositivo, quindi non si va tassativamente alla caccia dell'avversario, ma lo si attende e si gioca di ripartenza. Tudor, velatamente, ha criticato questo modo di giocare al calcio. Io credo che lui sappia perfettamente e abbia messo ampiamente in preventivo il fatto di non criticare gli allenatori attendistici, però allo stesso tempo ha criticato quel modo di giocare. E quando tu critichi un modo di giocare, è chiaro che nel pentolone i primi ci finiscono gli allenatori, è normale. Questo però è un punto di vista, quello di Tudor, che a me è piaciuto moltissimo. Vi devo dire, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto perché proviene da un allenatore comunque ancora giovane, che mi permetto di dire non proprio inespertissimo, però è comunque ancora un allenatore in ascesa come esperienza. Cioè, non è uno Zidane per capirci, ma non è neanche un Pirlo. E quindi che cosa significa? Significa che è giusto dargli dei meriti per il suo Verona. E questo esula dal discorso il Verona ha battuto la Juventus, ma sto seguendo il Verona da 4-5 partite ormai e devo dire che le parole di Tudor sono state, a mio parere, spese bene, perché effettivamente il Verona gioca a calcio, cioè è comunque una squadra che crea gioco, che non gioca con la paura, che quando ha giocato contro la Juventus, anche se la Juventus è ovviamente più forte come rosa del Verona, però è una squadra che si è giocata le sue carte, come spesso capita nei giocatori giovani. Ora, noi abbiamo un allenatore sulla nostra panchina che ce lo dovremo sorbire per i prossimi 4 anni. Io
non ero d'accordo nel fare un contratto così lungo, ma non ero d'accordo soprattutto nel richiamare Allegri. Avrei voluto un allenatore diverso. Beh, vi dirò, proprio stamattina io parlavo con un amico al telefono, parlavamo di calcio in generale, come va il canale, eccetera, eccetera, e poi inevitabilmente è caduto il discorso sulla Juventus. E lui mi ha detto: senti, Demon, ma la tua Juve, lui premetto che non è juventino, lui non è tifoso di squadre italiane, lui è tifoso del Real Madrid ed è un amico, ci conosciamo, è italiano, ci conosciamo da tanti anni, ma a lui il calcio italiano piace poco. Perché lui dice sempre: io il calcio italiano lo trovo poco spettacolare, vogliamo dargli torto. E quindi preferisce seguire altro tipo di calcio, altri paesi, come dico, è tifoso del Real Madrid. E lui mi dice: Demon, la tua Juventus quest'anno cosa mi dici? E io gli ho detto: guarda, tu hai qualche, mi devi dire qualcosa, te avresti fatto quel che ha fatto la Juventus? Lui mi ha detto: assolutamente no. Io non avrei mai ripreso Allegri, ma mai, proprio mai, mai, mai. E io gli dissi: ma lo sai tu che Allegri, se non veniva alla Juventus, poteva venire al Real Madrid? Lui si è messo le mani nei capelli e mi ha risposto: Dio ce ne scampi e liberi. Quindi lui è uno che non vede Allegri, ma non perché Allegri non sia un bravo gestore, non sia un buon allenatore, ma perché ha un gioco catenacciaro, un gioco vecchio, un gioco che a livello di spettacolo non paga, un gioco che ti annoia. Me l'ha detto nelle sue parole oggi. Non possiamo dargli torto, effettivamente. E allora ho chiesto: senti, hai sentito le parole che ha detto Tudor? E lui mi ha risposto: Tudor è un grande, perché ha detto delle cose molto vere. Cioè, gli allenatori come Allegri, basta. Cioè, basta, nel calcio non ci devono essere più. Tudor ha parlato di calcio propositivo, ha fatto capire che il calcio catenacciaro, di stare lì in panchina per guardare che la sua squadra non sbagli i movimenti in difesa, basta, il calcio va giocato, il calcio è bello, è un gioco, è divertimento. Guardare la Juventus potrà succedere 2 partite all'anno che non ti annoi e ti diverti, ma per il resto, solo che voi juventini, mi ha detto a me, vi fate riempire gli occhi del perché vincete i trofei. Ma se voi andate a vedere nel quinquennio di Massimiliano Allegri, voi avete giocato 10 partite belle, il resto è stata una noia mortale. E poi è stata una noia mortale anche Sarri, ma non per colpa di Sarri, ma perché non aveva la squadra adatta a lui. E poi con Pirlo, ma lasciamo perdere Pirlo. Quindi ha detto questo ragazzo tante cose. E io ovviamente, dopo aver ascoltato le parole di Tudor, se non gli davo ragione, se gli davo ragione prima, dopo gliene ho date ancora di più. Ora, analizziamo il possibile Tudor alla Juventus. Nel senso, possiamo pensare a un Tudor juventino come allenatore? La domanda è: tenuto conto di come vede il calcio Tudor, voi pensate che avrebbe fatto male alla Juventus? Oppure pensate che la Juventus potrebbe con Tudor avere qualcosa in più che Allegri non ha? Perché non possiamo negare che la partita Verona-Juventus ha dimostrato che la teoria di Tudor è giusta. Ok? Non possiamo dire che non sia vero questo. Però a me piacerebbe sapere il vostro pensiero su questo. Io vi dico la mia. Se a me mi dicessero domani: mandiamo via Allegri e prendiamo 2 anni Tudor, non 4, 5, 10, 2 anni, e vediamo come va, io vi dico la mia. Io stimo molto Massimiliano Allegri, e lo sapete. Io sono un uomo che non amo molto criticare gli allenatori. Però se domani mi dicesse Andrea Agnelli: senti Demon, ti va l'idea se noi cambiamo Allegri, lo mandiamo via e prendiamo Tudor per 2 anni? La mia risposta sarebbe: dove si firma? Ve lo dico proprio palesemente.
Io prenderei 2 anni Tudor, darei a Tudor una possibilità. Se abbiamo dato a Sarri una possibilità obbligandolo a certe cose, se abbiamo dato una possibilità a Pirlo, possiamo dare una possibilità anche a Tudor. Io francamente gliela darei perché secondo me ha parlato molto bene, ha parlato in modo propositivo, ha parlato di... Voglio dire, sono uscite delle parole dalla bocca di un allenatore che ancora è non grandissimo, però credetemi, io penso che Tudor abbia tutte le stimmate per poter diventare un ottimo, ottimissimo allenatore. C'è qualcosa che mi frulla in testa, non so perché. Voglio sapere il vostro, pensiero su questa cosa. Voi prendereste Tudor? Cioè, gli dareste una possibilità oggi come oggi? Al posto di Allegri, ripeto, fosse per me, io gli chiederei dove si firma. Ciao a tutti.